Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un nuovo video di cultura giapponese. Come vi ho detto, adesso faccio questi video ogni settimana, ne faccio 2 a settimana, in cui parlerò di argomenti che mi proponete voi nei commenti, oppure di argomenti che mi va di parlare sul Giappone e su questa cultura che a me affascina tantissimo. Come sempre vi ricordo che se lasciate un mi piace aiuterete questo canale a crescere e sarà anche più facile così poter trovare i miei video in questo mare di YouTube. Questo sarà il video delle 12 cose che non si possono fare in Giappone. Ho deciso di fare questo video perché a breve partirò con voi fan, una cosa che mi avete richiesto per il Giappone, faremo un tour per il Giappone in cui vi presenterò il Giappone, partirò io e il mio amico Mangaka. Forse c'è ancora qualche posto disponibile, vi lascio in descrizione il link per chi volesse venire il 29 marzo in Giappone con noi e se non sarà possibile questa volta sto pensando l'anno prossimo o magari a fine anno di farne un altro, quindi voi mandate le mail e magari sarete contattati in futuro per altri possibili viaggi. Comunque questo video lo voglio fare appunto perché partiremo per il Giappone e non voglio che nessuna persona che venga con me in Giappone finisca nei casini, perché come vi ho detto in un altro video la polizia in Giappone può far veramente paura, infatti vi può tenere ben 23 giorni in interrogatorio e non voglio che a nessuno di voi succeda. Quindi ragazzi, guardatevi questo video e questa top 12 delle cose da non fare in Giappone. Al primo posto è proprio questo, ovvero indicare la gente e indicare la gente in Giappone è come se, non so, un insegnante ti rimprovera, un boss cattivo magari ti fa una ramanzina. Quindi in Giappone indicare così proprio ha questo immaginario negativo, sembrereste delle persone un pochino poco amichevoli. Quindi se proprio dovete indicare qualcosa, non fate così, ma fate un gesto così con la mano che è più grazioso e la gente lo preferisce. Quindi in Giappone indicate le cose così. L'avrete visto anche in qualche manga. Poi la seconda cosa che non dovete fare in Giappone, questa in realtà ve l'ho già detta nel video sulle 10 cose da non fare con le bacchette, ma qui ho fatto un po' una selezione delle 2 cose più importanti da non fare con le bacchette, che sono non passarsi mai le cose con il cibo, perché ricorda dei rituali funebri che vengono fatti in Giappone in cui si passano le ossa dei morti con le bacchette, quindi non è proprio una cosa che vorrete ricordare a tavola, e non impiantate mai le bacchette così nella ciotola di riso. Perché anche quella ricorda un rituale funebre in cui si dà il riso in offerta allo spirito. La terza cosa è colorarsi i capelli o avere tanti piercing in faccia, potrebbe darvi dei problemi in Giappone. Vabbè, questo non c'entra molto con il tour che sto facendo, però ragazzi, su questo ci ho fatto anche un video, colorarsi i capelli in Giappone e avere tanti piercing in faccia davvero vi fa sembrare poco professionali e quindi è davvero molto più difficile trovare una posizione di lavoro in Giappone. Soprattutto se volete fare degli impiegati, se volete fare un lavoro più creativo non è un problema, però per lavori diciamo d'ufficio è veramente sconsigliabile. Anche se volete lavorare in un supermercato o un combini, se avete i capelli tinti o dei piercing spesso vi fanno dei problemi, magari a Tokyo meno, però se andate un po' più in campagna potrebbe darvi problemi anche avere i capelli colorati. 4. Allora, questa riguarda il gettare i rifiuti, questa ve l'ho già detto anche sui modi per non venire arrestati in Giappone, però ragazzi, gettare i rifiuti in Giappone ha davvero degli orari ben precisi, ci sono delle specifiche okiba in cui vengono gettati i rifiuti a giorni alterni, tipo le cose combustibili 2 volte a settimana, poi dipende anche lì dalla zona, però in linea di massima un giorno raccolgono la plastica, un giorno c'è il vetro, 2 giorni a settimana ci sono le cose combustibili e 1 volta a settimana quelle incombustibili, e di solito dipende un po' dalla zona, però magari nelle prime ore della mattina, tipo dalle 7 alle 10 voi potete mettere fuori la spazzatura. Ragazzi, non mettetela fuori prima dell'orario o dopo, prima perché comunque i vostri vicini si incazzeranno e dopo perché resterà lì 1 settimana se quelli dei rifiuti sono già arrivati, quindi nel senso poi può anche puzzare, non è diciamo il massimo. La quinta cosa so che è forse una delle cose più difficili magari per noi italiani in Giappone, specie se siete come me che avete spesso il raffreddore, che è il soffiarsi il naso in Giappone. Soffiarsi il naso in Giappone è offensivo e piuttosto disgustoso per i giapponesi. È accettabile tirare su col naso, quindi potete fare così, però non azzardatevi a tirare fuori i fazzoletti in pubblico, è veramente brutto. Se proprio avete, non lo so, dei raffreddori pesanti o magari la stagione del kafunshō o delle allergie, indossate una di quelle mascherine che così siete a posto. Poi non voglio immaginare che cosa avrete dentro quelle mascherine, però lo sapete voi. Questo non è solo un discorso di disgusto per l'azione, il rumore o l'odore, ma proprio anche per un discorso di igiene. È come se non stessi rispettando
rispettando le persone attorno, perché potresti passare magari il tuo raffreddore a un'altra persona, quindi anche visto come una cosa poco rispettosa, quindi davvero ve la sconsiglio. 6. La sesta cosa che non si può fare in Giappone è parlare ai telefoni sui treni, sta veramente male, è veramente considerato maleducato, vi guarderanno tutti, non lo fa nessuno, quindi veramente evitate assolutamente di parlare al telefono sui treni. E in generale comunque evitate di parlare ad alta voce o sghignazzare, cioè pensate di essere in biblioteca, siete in un luogo pubblico e il Giappone vuole che voi rispettate gli altri, quindi dovete stare in silenzio. Se sentirete parlare della gente ad alta voce o ridacchiare, probabilmente saranno stranieri che non sanno che in Giappone funziona così, perché vabbè, insomma, sono turisti, magari non hanno fatto le loro ricerche. Ma voi che avete visto questo video, memorizzatevelo, stampatevelo sulla testa: in Giappone non si parla al telefono sui treni. E se siete vicini ai priority seat, ossia quei posti riservati alle persone più anziane o alle donne incinta, dovete completamente spegnere il vostro telefono. E tra l'altro un'altra cosa importante da dire sui treni, sempre per non dare fastidio agli altri, ma questo vale anche nelle stazioni, che se avete degli zaini dovete togliervelo e tenervelo qua vicino, insomma dove potete vederlo, perché se il treno è molto pieno potreste urtare le altre persone. E inoltre, vabbè, non credo che molti di voi lo fanno, sui treni non dovete neanche farvi il make up. So che questa è una cosa strana, ma le giapponesi spesso, soprattutto in passato, adesso molto meno, si truccano sui treni. Ma e dici, vabbè, si truccano, porteranno un piccolo specchiettino. No, si portano uno specchio enorme e non è che si fanno tipo un colpo di eyeliner, no, iniziano dalla foundation e si fanno praticamente tutto il make up. Oddio, non sono tutte le giapponesi, però ci sono delle giapponesi che lo fanno. Devo dire che adesso molto meno, perché comunque ci sono dei cartelli che proprio ti dicono non ti puoi fare il make up sui treni, quindi bene. La settima cosa è mangiare sui treni, o in generale mangiare mentre si cammina. Oddio, è successo anche a me, ragazzi, può succedere. Poi anche lì dipende dalla zona e anche dai tipi di cibi. Per esempio, se c'è uno stand dove vendi il taiyaki, potete anche mangiarvelo mentre camminate, cioè non è quello il grande problema. Però in generale mangiare mentre si cammina, magari, cioè in quelle più di campagna sì, magari nelle zone quelle un pochino più dei villaggetti o così, diciamo che vi guarderanno un po' maluccio. Ma anche nelle zone dove sono molto circolate, perché magari potreste urtare quello che state mangiando e darlo addosso agli altri. Mangiate sulle panchine, sedetevi o fermatevi davanti al combini se avete veramente fame e volete mangiare. E sui treni davvero non lo fate, perché primo puzza, poi vi guardano tutti malissimo, quindi è veramente da evitare. C'ho una piccola cosa da dirvi: se salite su un Shinkansen, ossia uno di quei treni proprio che fanno delle tratte molto lunghe ad alta velocità, in quel caso proprio anche i posti sono distribuiti in modo diverso e sono più simili, diciamo, ai treni italiani. Su quei posti lì è concesso mangiare, e infatti ci sono anche degli obenti specifici che saranno consumati proprio sui treni, che sono chiamati Ekiben, ossia gli obento della stazione di cui avevo già parlato. L'ottava cosa, questa riguarda invece le scarpe: togliersi le scarpe se entrati in casa, ma in realtà toglietevi le scarpe anche se andate in certi ospedali o in certi studi dentistici. Vi chiederanno di togliervi le scarpe, vi daranno delle ciabattine. Questo per un discorso di igiene. Io, ragazzi, non capisco come fanno in Italia a non togliersi le scarpe quando entrano in casa, cioè ti porti tutta la sporcizia, è bruttino. Comunque è una cosa che io ormai sono troppo abituato al Giappone, io ovunque sono mi tolgo le scarpe prima di entrare in casa, mi sembra più igienico. Secondo me lo dovrebbero fare così in tutto il mondo. Tra l'altro in Giappone c'è proprio in tutte le case praticamente c'è questa zona dedicata proprio a dove ci si toglie la giacca e ci si toglie le scarpe, che è chiamata Genkan. 9 è la mancia. Non dovete dare la mancia perché può creare una specie di disagio, perché insomma noi in Italia diamo la mancia quando un cameriere magari ci fa un, non lo so, un servizio particolarmente buono. Il punto è che in Giappone qualunque servizio i camerieri sono portati a darvi sempre il loro massimo, quindi il loro 120%, e quindi, cioè, se voi date i soldi è come se volevate qualcosa in più, si sentono quasi in disagio, si crea questa situazione. E inoltre, se voi magari lasciate la mancia e uscite dal locale, molto spesso magari il cameriere vi inseguirà per restituirvi i soldi perché non può accettarli, capito? Quindi davvero non fate la mancia, in Giappone funziona così. Vabbè, lamentatevi, a me sembra, cioè sono tutto tranquillo, perché quando vado in America non so mai quanto dare, mi trovo sempre a disagio. La decima cosa è: non fate troppo rumore in casa perché le pareti sono molto fine e insomma può essere un problema. L'undicesima cosa,
L'undicesima cosa, vabbè, non riguarda molti viaggi, però se volete spostarvi in Giappone e lavorare qui, mi raccomando, fatevi delle business card, ossia i biglietti da visita, perché quelli servono. Se non li avete, fate la figura dei poco professionali, e diciamo che se ricevete un biglietto da visita e non potete dargli il vostro, diciamo che non è bellissimo. Quando vi arriva il biglietto da visita di un altro, è quasi un'estensione di quella stessa persona, quindi mi raccomando, trattatelo come se fosse una cosa preziosa, quindi prendetelo con due mani, guardatelo con attenzione, se state facendo un meeting al tavolo lo appoggiate sul tavolo e ascoltate e proseguite col vostro meeting, se invece magari siete in piedi e vi siete conosciuti lì magari in qualche meeting di lavoro con tanta gente, lo dovete mettere nel vostro porta biglietti da visita, che è sta cosa tutta bella di metallo fighissima. Non mettetevelo nella tasca dietro o in generale nelle tasche, perché è un po' bruttino da vedere, tenetevelo e poi quando non vi vede nascondetelo dentro, ma non fatelo mentre vi vede, perché è una cosa poco rispettosa. Dodicesima e ultima cosa, questa è i tatuaggi. Ragazzi, i tatuaggi in Giappone sono ancora un po' una specie di tabù, anche se si stanno molto aprendo. Ci sono il 40% mi sembra adesso delle terme che non accettano che accettano i tatuaggi, quindi comunque è una bella media, però c'è anche il 60% che non li accetta, anche molte palestre non li accetta. Se avete dei tatuaggi non lamentatevi, perché spesso mi capita di vedere magari degli stranieri che vengono in Giappone, vedono che non possono entrare in quelle determinate terme perché hanno dei tatuaggi e dicono certo che il Giappone è un paese di razzisti. No, è una questione molto diversa. Io ve l'ho spiegata in un video sui tatuaggi, se volete vederlo andate qui, in cui vi spiego perché c'è questa specie di tabù dei tatuaggi in Giappone e perché è così inserita nella cultura giapponese. Insomma, è una cultura diversa dalla nostra e dobbiamo accettarla se vogliamo visitare quel paese. Cambierà? Può essere migliorata? Sicuramente sì, però non spetta a noi, spetta ai giapponesi. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia utile, spero che se andate in Giappone seguirete i consigli che vi ho dato. Un abbraccione da Seba e grazie sempre di cuore per vedere questi video, non sapete quanto significhi per me. Un ciao a tutti, lasciate un mi piace, mi raccomando, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.